Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli meravigliosi. In questo video ricchissimo è giunto il momento di recensire Super Mario Bros. Wonder. Come sapete, circa una settimana fa l'ho finito al 100% spolpandolo per bene e mi sono preso un po' di tempo per raccogliere tutti i pensieri intorno a questo gioco fenomenale che sta avendo un successo strameritato, ma che in un certo senso è anche molto divisivo. Perché Wonder è senza ombra di dubbio uno dei platform 2D più ispirati degli ultimi anni e a mani basse il più interessante dei Mario bidimensionali dai tempi del Super Nintendo. Ma è veramente così perfetto da poter essere messo a confronto con un mostro sacro come Super Mario Bros. World? Ed è qui che la fanbase si spacca in due. Insomma, non solo analizzeremo il gioco, ma alla fine cercheremo di rispondere anche a una domanda difficilissima. Wonder è il migliore Mario 2D di sempre? Ovviamente il video sarà pieno di spoiler, quindi guardatelo solo se avete finito il gioco. Prima di iniziare però, se video del genere vi piacciono, vi invito a iscrivervi al canale per supportare la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. È un piccolo gesto, ma mi dà un aiuto incredibile. Poi, dai, siamo arrivati a un passo dai 40.000 iscritti. Datemi una mano. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! So di essere praticamente un disco rotto, e anzi questa cosa probabilmente l'avrete sentita ormai in ogni video YouTube dove Wonder è protagonista, ma c'è poco da fare. La prima caratteristica che balza subito all'occhio è l'inventiva di questo titolo, la freschezza di un'idea di game design che viene messa sul piatto con una frequenza mozzafiato. Quando ormai la serie dei New Super Mario Bros. Aveva finito qualsiasi tipo di guizzo creativo, divenendo schiava di un'impostazione sì familiare e confortevole, ma che era ormai una vera e propria prigione, il passo successivo da parte di Nintendo era stato quello di sfociare nel regno dei builder. Non che Mario Maker sia un brutto titolo, anzi, ma il successo di un'operazione del genere dava un po' l'impressione che si fosse esaurito tutto quello che c'era da dire, e a questo punto l'unica strada percorribile era quella di affidarsi alla creatività della community. Parallelamente l'industria sono decenni che va in tutt'altra direzione e la stessa Nintendo ha focalizzato la sua energia sulla costruzione di platform 3D dall'impostazione più o meno open world, e il segmento dei platform 2D è rimasto un po' in disparte, mai veramente morente, ma rilegato più che altro alla scena indie e indirizzato a un pubblico o molto giovane oppure di affezionati di lunga data. Ed ecco quindi che per me l'annuncio di Wonder è stato un po' uno dei momenti più interessanti dell'anno, perché non sapevo veramente cosa aspettarmi da un titolo del genere. Wonder poteva essere un titolo pigro, tirato fuori solo per capitalizzare sul successo del film di Super Mario e introdurre così una nuova generazione a un platforming classico e facilmente accessibile. Oppure Wonder sarebbe potuto essere un titolo fatto con lo stampino, riciclando tutto quello che c'era di riciclabile dagli asset ormai stanchi della serie New. Eppure già dal primo trailer si capiva che qui l'unica cosa pigra al massimo sarebbero stati i Goomba che dormivano. Wonder sembra proprio un titolo di reazione, un gioco fatto per rompere gli schemi e per dare al pubblico tutto quello che è mancato negli ultimi capitoli. Sembra quasi che gli ultimi 11 anni di silenzio, anzi quasi 20 passati dalla pubblicazione del New per DS, siano stati spesi nel raccogliere idee per Wonder, e il risultato finale è qualcosa che ancora non sono riuscito a comprendere del tutto. Riguardando il footage che ho registrato, mi sono ricordato di intere sequenze che avevo completamente rimosso, ma che comunque mi avevano convinto e anche divertito. Va bene che non sono più giovanissimo e la memoria è quella che è, ma il ritmo di Wonder è qualcosa di pazzesco, e ogni livello introduce un concept completamente nuovo, partendo dalle suggestioni più disparate. Possiamo avere nuovi nemici su cui viene costruito il tema del livello, o magari nuove piattaforme su cui si struttura l'intero stage, o perché no, delle vere e proprie regole che cambiano l'approccio di game design, come ad esempio gli stage musicali, su cui torneremo nel dettaglio fra pochissimo. Quello che voglio dire è che non solo abbiamo diverse macro categorie di livelli, come ad esempio gli stage classici, le sfide amici, le corse, gli stage spilla e via dicendo, ma che inoltre raramente una stessa idea viene ripescata per più di una volta, e se questo viene fatto è solo per ricontestualizzarla radicalmente. A questo aggiungeteci pure che i semi wonder sono praticamente un livello nel livello, e diventa impossibile affrontare linearmente un discorso su un titolo così frammentato. Ma dicendo frammentato non intendo in senso negativo. Questo approccio usa e getta è una ventata d'aria fresca e si sposa particolarmente bene con il contesto delle partite mordi e fuggi su una console portatile, e la lunghezza contenuta dei livelli è perfetta per Nintendo Switch, o almeno per come mi vivo io la console. Non si percepisce neanche la pesantezza del dover rimanere ancorati forzatamente al tema di un mondo, un'altra convenzione scardinata in questo nuovo capitolo. Mentre di solito ogni mondo codifica sia esteticamente che a livello di gameplay un concept,
concept che viene esplorato a fondo prima di passare oltre, Wonder è pura anarchia creativa, ma non ho mai sofferto questa eccessiva frammentarietà dell'esperienza. Non penso infatti che Wonder sia un titolo dispersivo, anzi, è molto coerente col suo tema di fondo e trova una forte identità sia visiva che musicale che gli permette di muoversi con agilità fuori da ogni schema. C'è però un lato negativo di tutto questo, o almeno c'è l'altra faccia della medaglia. La sensazione è che questo approccio neghi la possibilità di approfondire le idee più riuscite. È una cosa un po' assurda, paradossale se vogliamo. Non è che Nintendo abbia dato priorità assoluta alla quantità di idee a discapito della qualità di queste. Anzi, qui c'è tanto da scoprire ed è tutto incredibile. Però questo significa non portare mai a un livello più approfondito, più complesso, più strutturato, tante suggestioni di valore, su ognuna delle quali si potrebbe costruire un intero gioco. Per quanto il pasto Wonder sia completo, una vera buffata, con portate tutte di ottima qualità, ci si alza da tavola per niente sazi. E su come questa scelta apra al futuro ne parleremo tra poco. Prima però vorrei fare un piccolo detour sui livelli musicali. È chiaro qui il debito di Wonder nei confronti di Rayman Legends e fa proprio piacere vedere come Nintendo riesca a fare sue idee provenienti da fuori. Soprattutto non si tratta mai di sterile citazionismo. In Legends i passaggi musicali erano quasi dei rhythm game tarati al millisecondo sul beat della musica e chiedevano al giocatore di eseguire una performance sull'autoscroll. Insomma, una sorta di platform Miro, o di platform band, come preferite voi. In Wonder le cose cambiano leggermente. Mentre ci sono sì dei livelli che richiedono in generale una certa attenzione al flow musicale, che hanno un ritmo serratissimo, i momenti musical lasciano comunque una libertà di movimento che permette a musica, input del giocatore e struttura del livello di interagire tra di loro. Il concetto di colonna sonora dinamica e adattiva, che a me ha convinto anche più della grafica, qui raggiunge dei picchi di espressività fuori scala. E a proposito di citazionismo, a me piace tanto unire i puntini e un gioco come Wonder non può che fare la felicità di un appassionato di lunga data. Di nuovo, non c'è nulla di inutilmente autoreferenziale e tutti gli elementi che fanno leva sul fattore nostalgia riescono in un qualche modo a inserirsi perfettamente in un contesto di continua sperimentazione. Wonder è insomma il punto di contatto e anche di arrivo di quasi 40 anni di creatività e di soluzioni che a modo loro si sono imposte come standard del genere. Sono convinto che ci sia almeno una citazione diretta, sia grafica, sonora o di gameplay, a ogni titolo della serie, sia 2D che 3D, e sarebbe molto interessante buttare giù una lista di tutti quanti questi easter egg. Rimaniamo però sul design, perché qui c'è veramente tanto da dire e anzi, vi anticipo quest'altra cosa. In questa recensione non parlerò della grafica perché già ne abbiamo discusso ampiamente ed è anche il parametro più superficiale su cui soffermarsi, il più immediato. La grafica di Wonder parla da sé ed è superfluo aggiungere altre parole sulla qualità delle animazioni, sulla varietà del character design e anche sulla multiforme palette cromatica che dona profondità a ogni scenario. Fossi in voi, più che altro mi soffermerei molto di più sulla musica. Al di là della qualità delle tracce strumentali, per me la soundtrack adattiva ha raggiunto dei livelli impressionanti. Più gioco e più mi rendo conto di un'attenzione maniacale ai dettagli. Per esempio, l'equalizzazione della musica cambia in base all'ambiente attraversato e al piano di profondità in cui si trova il giocatore, ma gli stessi power-up influenzano direttamente la strumentazione e già nel primo livello questa cosa è lampante. Appena Mario si trasforma in elefante, tutti i vocalizzi vengono sostituiti da delle trombe che simulano la proboscide. Queste cose mi fanno impazzire. Ma dicevo, non voglio perdere troppo tempo su queste cose, se no il video diventa veramente mastodontico, ma continuiamo a parlare di world design. Un'altra trovata che secondo me rappresenta uno stacco netto rispetto alla serie The New è la centralità che è stata data alla world map. Anche in questo caso la lezione di Super Mario 3D World incontra la ricchezza di Super Mario World e finalmente attraversare il mondo di gioco diventa parte integrante dell'esperienza e non solo un'interruzione tra un livello e l'altro. La world map abbandona un po' tutte le consuetudini a cui siamo abituati. Non solo viene rifiutata la linearità della numerazione dei mondi, ora affrontabili a piacimento, ma la struttura stessa della mappa rielabora il tema di un hub centrale, conferendo una spazialità ben definita a tutto il regno dei fiori. Ma soprattutto ora ha senso esplorare i mondi, e ogni zona non ha solo il suo tema estetico, ma ci sono tante micro narrative che donano un sapore unico a ognuna delle aree principali. Ci sono degli accenni di puzzle solving, le uscite segrete nei livelli aprono a zone altrimenti inesplorabili, e in generale c'è un obiettivo diverso per ogni mondo, un motivo per arrivare fino in fondo, o magari fino in cima. Non si tratta di niente
sorgente di Rivoluzio Mario, però sono questi gli elementi che secondo me permettono di creare un contesto molto più credibile in un gioco dove altrimenti non ci sarebbero punti di appiglio. E poi per me l'altra grande trovata è il multiplayer online, che accoglie la sua massima espressione nei livelli Piazza Amici. L'idea di creare una sorta di multigiocatore etereo, senza contatto, inizialmente mi aveva proprio spiazzato, ma quando poi ci si ritrova in livelli del genere dove la cooperazione è quasi necessaria, ma non indispensabile, ci si rende conto di come questa impostazione dia vita a delle interazioni inaspettate. Molto rudimentali, ma che nascondono una profondità cooperativa per nulla banale. In fondo ora si può fare solo del bene, e molto spesso ci si inorgogliosisce ad aspettare gli altri o a fare in modo che capiscano i nostri consigli. Grazie al multiplayer online sono riuscito a intuire dove trovare la prima uscita segreta, grazie agli indizi lasciati dagli altri giocatori, e dopo mi sono divertito a fare lo stesso, ma a parti invertite. Spero veramente che in futuro questo concetto di multiplayer venga approfondito e non abbandonato, anche perché a differenza, per esempio, di Super Mario Bros. Wii, dove i livelli si allargavano e si svuotavano rispetto al primo episodio nel tentativo di dare abbastanza spazio a tutti i giocatori, grazie a questo multiplayer senza fuoco amico, il level design non ne risente minimamente. Certo è che magari avrebbero potuto lasciare l'opzione di attivare o meno, magari solo in locale, la co-op classica, permettendo ai giocatori di toccarsi. So che è uno dei punti più criticati dei New, però è diventata un po' una tradizione della serie, a cui tanti sono molto affezionati, ed è un peccato far finta che questa non sia mai esistita. Una via di mezzo sarebbe stata probabilmente la soluzione ideale. Parliamo però anche di difetti, e secondo me di principali ce ne sono due, riconducibili entrambi alla difficoltà di gioco. Il primo punto, per me abbastanza grave, è l'assenza dei boss. Non tutti i mondi si concludono con uno scontro finale, qualcuno ha delle sezioni in autoscrolling sulle navi volanti, e quando c'è un boss, beh, questo è sempre e solo Bowser Jr. Siamo passati dal riciclo infinito dei Koopalings alla loro eliminazione, facendo scattare di livello un mid boss che ora diventa minaccia principale. Certo, gli effetti meraviglia scombinano parecchio le carte in tavola, ma è veramente troppo poco per ritenersi soddisfatti. Quello dei boss era uno dei punti nevralgici della serie di New, anche uno dei sintomi più evidenti che qualcosa non stava funzionando a livello di volontà di sperimentare nuove soluzioni. Il fatto che Wonder, un gioco che ha un continuo flusso di idee e nuove trovate, non riesca a proporre una soluzione convincente a questo non problema, ma anzi forse faccia addirittura un mezzo passo indietro, per me è un bello scivolone. A maggior ragione se poi il boss finale è tutto sommato soddisfacente. Riprende sì un grande classico dei nemici made in Nintendo, la testa con due mani, ma ci aggancia bene tante meccaniche di gameplay viste in precedenza in un risultato finale che mi sento di promuovere. Sotto questo punto di vista però andava fatto molto di più. In generale la difficoltà per me è il vero tallone d'Achille di tutta l'esperienza. Sono d'accordissimo nel proporre un easy mode tramite personaggi semplificati come Nabbit e Yoshi. È un trend sempre più comune nei platform Nintendo e penso sia una soluzione funzionale. Il punto però è che ci sono dei picchi di difficoltà molto alti, ma questi non arrivano in modo organico e soprattutto sono dei casi isolati all'interno del gioco. Il primo di questi è il secondo livello del mondo speciale, che mi ha ricordato l'insensatezza del livello 1-2 di Sonic Frontiers, una sfida posizionata all'inizio in cui praticamente era impossibile prendere l'S rank e che faceva presagire un livello di difficoltà fuori parametro. Invece si trattava di un caso isolato in un titolo che praticamente si finiva col pilota automatico. Lo stesso accade in Wonder e si ripete poi anche con il livello finale. Ora, io vi giuro, non vi sto prendendo in giro, ci ho perso un centinaio di vite, forse anche qualcosa di più, non sto scherzando. Però mi sono completamente intoppato nella parte finale, quella dell'invisibilità. Si tratta forse del mio punto debole, non lo so, ma mentre ormai riuscivo a completare a occhi chiusi tutto il livello finale senza grandi sforzi, in quest'ultimo segmento, la sezione con l'invisibilità, questa mi ha messo in ginocchio e ho trovato proprio crudele il piazzare un checkpoint così lontano. Per fortuna che rispetto al passato non si viene sbattuti fuori dal livello ogni volta, se no sarei semplicemente impazzito. Però il punto è che, tolti questi due picchi molto artificiali, in generale si nota uno stacco troppo netto tra le 4 e le 5 stelle di difficoltà. Il fatto che non si sia riuscito a creare una curva di difficoltà convincente dipende, secondo me, proprio dall'impostazione meraviglia.
passando subito a nuove idee senza approfondire nulla, significa non poter alzare il grado di sfida se non imponendo delle prove che piombano fuori dal nulla. Ed è un peccato perché gli strumenti per rendere il gioco più impegnativo ci sono tutti. Si sarebbe potuto lavorare ad esempio su delle sfide specifiche che richiedono l'utilizzo di determinate spille, magari quelle pro, oppure un sistema di obiettivi secondari propri di ogni livello dove viene richiesto al giocatore di completare lo stage con condizioni variabili, dipendenti dall'uso delle spille o dei power-up. Per dire, dei tre nuovi power-up introdotti, quello della trivella è utilizzato pochissimo. Oppure si sarebbe potuto imporre il raccoglimento dei tre gettoni senza morire. Già solo questa scelta, magari attivabile solo in post-game, avrebbe incrementato esponenzialmente la difficoltà di gioco, dando così anche molta più rilevanza ai contenuti post-game. Se da subito ci si impegna nel raccogliere tutto, prendendo anche la bandierina nel suo punto più alto, una volta sconfitto Bowser rimane proprio poco da fare. Però negli ultimi anni Mario in 2D hanno accolto il concetto di DLC e ci vedrei molto bene dei contenuti aggiuntivi anche in Wonder. A parte che sti maledetti mi devono tirare fuori per forza Rosalina, c'è così tanto potenziale in Wonder che non fatico a immaginarmi decine e decine di idee scartate, pronte a rientrare come download aggiuntivi o in modo molto rischioso già preparate per eventuali seguiti. Non so quale sarà il futuro di Mario in 2D da Wonder in poi, ma spero con tutto il cuore che questo non diventi uno stampino su cui costruire una serie di titoli tutti uguali. Come abbiamo visto con la serie New, creare una stanchezza del genere nel giocatore significa depotenziare tutti i capitoli, anche quelli più brillanti. Quindi in cuor mio spero che Wonder rimanga un caso isolato o che comunque Nintendo riponga la stessa cura che fu messa in Galaxy 2 nel momento in cui deciderà di proporre un eventuale seguito di Wonder. In definitiva il punto è questo, per me Wonder è un mezzo capolavoro, uno dei miei giochi preferiti dell'anno che entra di diritto nella top 10 dei migliori giochi Switch in assoluto. Dico però mezzo capolavoro perché per me è ancora troppo presto per capire veramente cosa lascerà nel corso del tempo e quale sarà la sua importanza all'interno dell'evoluzione della serie e del genere. Non so rispondere se sia effettivamente meglio di World. Da una parte abbiamo un titolo su cui riflettiamo da 30 anni, dall'altra un gioco con cui siamo ancora in una fase di luna di miele. Però mi voglio sbilanciare. Se con World oggi, nel 2023, possiamo dire che abbiamo avuto negli anni 90 l'apice dei platform in 2D, con Wonder secondo me abbiamo un punto di partenza, anzi di ripartenza, ma non di arrivo. C'è ancora tantissimo potenziale inespresso in un titolo che, nonostante qualche imperfezione, rappresenta tutto quello che cerco in un videogioco. Divertimento puro. Anzi, divertimento poro. E questo però c'è tutto per oggi. Stavolta veramente voglio sapere la vostra su Super Mario Bros. Wonder, quindi vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme di uno dei migliori giochi dell'anno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Wonder tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Bros. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... We'll be right back.